ragazzi, dopo il risultato elettorale che abbiamo avuto, l'ha capito anche i Sassi che al nord abbiamo perso i voti. Se voi analizzate il dato elettorale, in provincia di Monza e Brianza, che è la mia, abbiamo preso i voti che la Lega aveva quando a livello nazionale, presentandosi solo al nord, pigliava il 3,9. Oggi abbiamo preso l'8,8 perché ci siamo presentati in tutta Italia, ma quei voti del nord siamo quando avevamo il 3,9. C'è o no un problema elettorale e politico? Sì. Quindi il messaggio di Bossi è: torniamo su questi temi per recuperare l'elettorato del nord e per recuperare anche le persone che si stavano iniziando ad allontanarsi dal movimento. Quindi, Bossi l'ha sentito? Sì, l'ho visto ieri mattina, mi ha chiamato ieri mattina presto, mi ha detto cosa stavo facendo, però stavo lavando i denti, e mi ha detto di raggiungerlo a casa sua. Io non sono usuale ad andare a casa sua perché non sono di Varese, eccetera, e mi ha chiesto, spiegandomi un po' di cose, se avevo voglia di dare una mano a lui per strutturare questo Comitato Nord. Davanti a una richiesta di Umberto Bossi ho detto di sì. È un po' arrabbiato con Salvini, Bossi? Non mi ha parlato di Salvini. Non lo considera neanche. Non mi ha detto niente. Mi ha detto delle istanze del nord, della questione settentrionale, che lui vuole tornare a parlare. È preoccupato però per la Lega. Ecco, questo sì, è preoccupato per la Lega perché. Come stanno andando le cose? C'è una grossa preoccupazione per come sono andate le cose. Noi riteniamo, da consiglieri regionali, occupandoci di Lombardia, che l'elettorato, il nostro elettorato storico, in questo momento si stia rivolgendo ad altre parti. Quindi noi riteniamo che sia necessario, da questo punto di vista, riportare al centro della nostra agenda programmatica e politica alcuni temi che sono storici e che hanno caratterizzato la Lega per tanti anni, quindi l'autonomia, il federalismo, la difesa delle cause del nord. Ecco, noi sì, da questo punto di vista siamo preoccupati. Secondo lei il comitato? Perché la Lega è sempre quella, dobbiamo soltanto cercare di unificare la Lega e incentivare un po' quella che è la democrazia interna. Vi ringrazio di cuore. Non c'era. Secondo lei come mai invece questa proposta, appunto, che dite che è costruttiva, viene vista in maniera così negativa da parte, appunto, di Salvini e dei salviniani? Perché in questo momento viviamo in una Lega che non si è mai vista negli ultimi 30 anni, cioè una Lega di rappresentanti nominati e non eletti, e quindi le esigenze della base tardano a essere percepite, proprio perché se tu hai dei segretari solo nominati, le istanze della base non arrivano in modo abbastanza fluido e veloce al vertice, tutto qua. Quindi viene percepito come chissà che cosa perché ci sono dei segretari nominati. Facciamo questi benedetti congressi, mettiamo dei segretari eletti che parlano tutti i giorni con la base e vedi che le istanze che noi diciamo te le dice anche il militante che fa il gazebo a Rovello di sotto.